Signore e signori, Checco Zalone. Grazie. Oh, eccolo qua. Ciao, oh, bello. Checco Zalone, ciao. Uomo dichiaratamente di destra. Oh, io voglio chiedere, scusami, quando è che hai maturato l'idea? Quando è che ti è iniziata questa militanza? Cioè, quando è che hai capito che la tua coscienza politica era di centrodestra? Ma, l'ora precisa non me la ricordo, però è stato martedì scorso quando mi hai chiamato, mi hai detto di venire qui a parlare bene di centrodestra, dietro corrispettivi 5.000 euro. In quel momento mi sono sentito di centrodestra. Vabbè. Già avevo una tendenza di centrodestra. Poi... No, no, scusami Zalone, secondo te qual è il principale difetto della sinistra? L'incapibilità, cioè l'incapacità di essere capibili. Cioè ti spiego, io, ma non solo io, tutti i popoli della libertà, quando la gente di sinistra parlano, non è che noi non siamo d'accordo, non ci capiamo un cazzo, perché parlate difficili, perché tutta questa intelligenza di sinistra fa discorsi di nicchia, si rivolge a un pubblico di nicchia, in reti televisive di nicchia, in trasmissioni di nicchia, come questa secondo me, io non ti voglio offendere perché... Mai pure pagato, non mi metto pure a offendere. Non si sputa nel piatto che si mangia. Questo però. È un programma di nicchia. E tu sei un conduttore di nicchia. Hai fatto proprio una scelta. E la nicchia, ragazzi, non vi porta da nessuna parte. Questa è la mia Quindi analisi. Tu non sei un telespettatore affezionato alla 7, mi pare di capire. Come? No? No, dico, non sei affezionato alla 7. No, non è che non so, io non me la cago proprio la 7, che è diverso. Cioè, per farvi capire il mio rapporto con questa rete, io ce l'ho sul. L'ho memorizzato sul 39. Dopo Telemolise, Telelombardia, Magic America e poi tenga la sede. E la guardo quando Maurizio Paradiso va in pubblicità. In quel momento colgo perché non funziona il tasto del telecomando, allora devo spingere più. Grazie, meno. Ma comunque, cioè, non è che vuoi sputare su questo piatto? No, 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 assolutamente, io non mi permetto. No, mi avete pagato. No. Sì, ho capito. Non parlare male di questa. Cioè, però prima non ci conoscevi, cioè ci conosci da poco. Io, guarda, la mia ragazza mi ha chiamato, mi ha detto, dove stai? Da Maurizio Crozza. Ha fatto, ah, già che sai, prendo due mozzarelle. Pensavo che era quello dei latticini del paese, si chiama Maurizio Crozza. Ora, no, Giannino ride. No, però, Giannino, no, voglio dire, però... Però stavano più belli al centro-destra. Sì. Ci sono però dei programmi interessanti, su questa rete c'è Omnibus, L'Infedele, sono approfondimenti interessanti. Maurizio, scusa, io da Popolo della Libertà, se io la mattina devo iniziare guardando, come si chiama? Omnibus. Non si capisce una mazza, peggio di Zichi che quell'altro prima, però niente, cioè devo iniziare sentendomi frustrato, frustrato. Devo iniziare con Barbara D'Urso alle 7:30 il mattino, mi faccio una bugnetta che sto bene per tutta la giornata, perché a destra c'è la gnocca, questa è la verità, e adesso sono serio, secondo me le ragioni del fallimento dell'ideologia comunista dipendono proprio da questo, dalla mancanza della gnocca, se non lo diceva Freud, la gnocca parte tutto da là, è lì che dovete puntare. Per favore, ti prego, lascia stare, stai bestemmiando, il comunismo poggia su valori come l'uguaglianza, l'equità, la giustizia sociale, la solidarietà. Io appoggio su altri valori. Maurizio, quello, il discorso che... siamo seri, non voglio parlare male. No, ma stiamo parlando di valori seri, veri, come l'onestà, la solidarietà. Io c'ho l'ottimismo, il valore di cui tu nelle situazioni drammatiche devi trovare l'ottimismo, se tu non trovi, tu devi avere una specie, per esempio, vieni a Padoa-Schioppa ha detto che dovevamo pagare le tasse. Ma tu devi trovare dentro di te come una benestronica, che devi cambiare proprio totalmente e devi essere ottimista. Non ce la faccio. Ma perché? Non ce la faccio, non riesco a essere ottimista, perché c'è crisi, dove c'è gente che soffre. Dove sta questa perché crisi? Perché ovunque, guarda. Lui è un turnista. No, no. Ottimismo lo sai. Esatto. Meno male che non è a me. E lui non risa, scusa. Lui è un falegname
già da una vita non ha la pensione, c'ha solo tre dita. L'ottimismo sai dove sta? Che degli altri diti che se ne fa? Bastano due. No, no, no. Lui è un muratore, lassù sul ponteggio, rischia le gambe, ma rischia anche peggio. Sicurezza per te non c'è, meno male che caschi te. Ripeti insieme a me, ripeti insieme a me. Provici. Meno male che caschi te. Lei è un'infermiera, lavora coi vecchi, pulisce la merda, ne spala dei secchi, fa le notti, smonta le sei. Meno male che lo fa lei. No, provici anche tu. No. Meno male che lo fa lei. No, ti senti un po' di destra? Un po' di destra mi sento. Vai con le mani. Ora ti faccio sentire anche di più. Sì. Di destra. Alzati, dove ti piace. Che bella ragazza, lavori al call center, ma il tuo contratto non è permanente. Però tu assunta sarai. Come? Solamente se me la dai. Viva l'Italia, il faro che ho